Sicuramente è una partita dai due volti, nel senso il primo tempo credo abbiamo interpretato benissimo la partita, il secondo forse siamo scesi in campo con molta sufficienza che ci ha creato più di qualche problema, anche se loro sono rimasti in 10 e dopo che loro hanno pareggiato abbiamo cercato di vincere in tutte le maniere e meno male che ci siamo riusciti. E due gare importanti, sappiamo che il campionato dobbiamo inseguire, dobbiamo cercare di farlo sempre nella maniera possibile, cercando di rimanere nelle distanze o addirittura di accorciare. Per quanto riguarda la Coppa è un passaggio che dobbiamo fare, nel senso che ci permette anche quella di arrivare a un obiettivo importante e quindi vogliamo cercare la finale e andare anche oltre. Sicuramente quest'estate, dopo l'esperienza da Avezzano, avendo un'età per il calcio abbastanza importante, l'idea era quella lì di non fare nulla, nel senso volevo iniziare un'altra carriera. Poi è ovvio che quando ti chiama una società che è una storia importante dove sono cresciuto e che mi ha lanciato nel calcio professionistico, ho avuto la voglia dentro di riniziare, di rimettere scalpini, e quindi credo che questa sia la motivazione principale, cercando di portare a casa un obiettivo che questa società merita e questa città merita. Devono essere bravi i giovani a seguire l'esempio di chi si allena, di chi gli dice delle cose, non per venire qui e fare fatemi passare il termine, il fenomeno, ma sono qui per portare delle cose che ho visto nella mia carriera e che ho fatto nella mia carriera, e devono essere bravi loro a cogliere queste cose, perché poi se hai la fortuna di avere questa capacità, magari nel bagaglio te lo riporti, è più facile.